Bene, buonasera, benvenuti. Io sono Roberta, vicepresidente dell'Associazione Culturale Fantalica e vi do appunto il benvenuto a nome dell'associazione a questo secondo appuntamento con gli incontri culturali di Portello Segreto. Siamo ormai alla settima edizione di questo progetto che ha come obiettivo quello di valorizzare un'area del nostro quartiere centro particolarmente interessante, caratterizzata da una sua storia a livello appunto artistico, culturale, fatta anche di tradizioni molto particolari che noi appunto vogliamo mettere in evidenza. Anche perché il Portello non è solo area universitaria, non è solo quartiere abitato, ma è un polo culturale, un luogo ricco di elementi che riportano alla storia della nostra città. La porta ogni Santi è l'elemento che caratterizza maggiormente e anche le mura, tra l'altro, che cingono il portello, ne fanno un'area veramente particolare, caratteristica e unica, della, città di Padova. Questa sera il nostro secondo appuntamento è dedicato proprio a conoscere la storia, della cinta muraria cinquecentesca, partendo da un personaggio. Infatti il tema che abbiamo voluto proporre come filo conduttore di questa nuova edizione di Portello Segreto è proprio il titolo che vedete in questa schermata, Tra storia e personaggi. Partiamo dai personaggi per raccontare in realtà la storia della città, la storia della cultura, della scienza. Siamo partiti la settimana scorsa con lo scoprire la figura di Giovanni Poleni, scienziato straordinario, che ha innumerevoli primati e che pochi purtroppo conoscono. Questa sera invece andremo ad approfondire un altro personaggio, una personalità appunto rilevante per quanto riguarda la storia delle nostre mura, ovvero Bartolomeo Dalviano, di cui ci parlerà l'architetto Fabio Bordignon, che in questi anni, ci dirà poi da quanti anni fa parte del Comitato Mura, penso moltissimi, si interessa della storia delle mura della città di Padova ed è impegnato in prima persona con tutto il gruppo dell'Associazione Comitato Mura di Padova nella sua valorizzazione. Una cinta muraria importante anche proprio per diciamo anche la presenza ancora molto evidente in città di grandi stralci delle mura, grandi appunto superfici murate che sono rimaste pressoché intatte con i bastioni e tutta un'altra serie di elementi annessi che vanno appunto conosciuti, valorizzati e soprattutto conservati al meglio. Sicuramente il dottor Bordignon è paladino di questa e sostenitore di questa causa. I prossimi incontri saranno dedicati ad altri personaggi molto interessanti, come la figura di Pietro Bembo, centrale per la storia della cultura e dell'arte nel Cinquecento a Padova, e Giovanni Battista Belzoni, che era un vero e proprio portellato. Avremo ospiti la professoressa Vittoria Romani il 17 maggio e il dottor Giuseppe Cilione, che è qui presente questa sera come ospite e come ascoltatore di questo incontro culturale. Oltre agli incontri culturali, Portello Segreto ha anche diversi appuntamenti dal vivo. Abbiamo per quest'anno deciso di mantenere gli incontri culturali ancora una volta online per comodità di tutti, ma anche per la difficoltà oggettiva nel trovare spazi in cui organizzare incontri di questo tipo in questo momento, ma non rinunciamo alle uscite. Ai monumenti. Abbiamo visitato il Museo della Storia della Fisica la settimana scorsa, andremo a visitare la chiesa di San Gaetano la prossima settimana e poi una piccola digressione in centro città come omaggio a Urs Pietschmann,
il Battistero del Duomo con anche un concerto collegato in un orario tra l'altro straordinario rispetto un'apertura straordinaria rispetto a quello che è l'apertura tradizionale del Battistero e avremo tra l'altro l'opportunità di avere proprio il direttore del Battistero, il direttore del museo, il dottor Andrea Nante a farci da guida. Il 25 giugno e poi il 1 luglio invece saremo proprio al Portello a scoprire sia le sue mura che la storia delle acque del Portello e la storia insomma più antica di questo quartiere così particolare. Andremo anche a fare degli spettacoli, delle iniziative come una mostra dedicata alle tradizioni e ai luoghi del Portello, una mostra diffusa, in questo caso le fotografie storiche di Renzo Saviolo, una parte di queste sono conservate tra l'altro presso la nostra sede in via Gradenigo, verranno esposte in modo diffuso nelle vetrine dei negozi di via Portello e di via Belzoni, un modo per avvicinare i più alla storia di questo quartiere attraverso le immagini di un fotografo che a soli 20 anni scoprì questo quartiere come un luogo veramente ricco appunto di tradizioni e di storia per l'appunto. Avremo poi anche due concerti, un apericena con Rossini, molto particolare, organizzato da Nova Sinfonia Patavina, e un concerto all'interno del Palazzo Contadini di Via San Massimo con il gruppo Il Corollario, composto da studenti della Facoltà di Matematica dell'Università di Padova. La collaborazione con l'università è sempre piuttosto intensa in questo progetto. Ci fa piacere anche quindi parlare di tutte le realtà che collaborano per la realizzazione di questa rassegna, in primis ovviamente il Comune di Padova, ma non dimentichiamo lo stesso Comitato Mura, l'Associazione Progetto Portello, le associazioni studentesche come Nova Sinfonia Patavina e l'Associazione Corollario. Ma abbiamo anche il Centro Servizi Volontariato, Progetto Portello e l'Associazione Villeggiare, senza dimenticare poi tutta una serie di realtà che sono interessate a questo mondo della cultura locale, come i CRAL degli ospedali, CRAL Universitario e Confservizi Veneto. Con questo io ringrazio tutti coloro che sono presenti questa sera e do il benvenuto a Fabio Bordignon con il suo incontro dedicato appunto a una figura particolare, forse ancora poco nota, Bartolomeo Dalviano. Non un padovano, ma ci racconterà di più che cosa ha avuto a che fare questo personaggio così particolare con la storia della nostra città. Grazie a Fabio e benvenuto. Grazie, grazie a te Roberta, buonasera a tutte le persone che si sono collegate. Appunto io mi presento, faccio parte del direttivo del Comitato Mura da... Mi hai fatto pensare quanti anni sono passati, ma ormai sono 13 anni, da circa 10 sono anche il segretario dell'associazione e il Comitato Mura appunto si occupa dello studio, della valorizzazione, della conservazione e da alcuni anni, anzi sempre di più, anche della valorizzazione, cioè dell'uso, del far rendere gli spazi, i luoghi delle mura di Padova, in particolar modo ovviamente del sistema bastionato cinquecentesco, ma non ci dimentichiamo mai anche delle mura medievali, rendere questi luoghi appunto vivi, renderli luoghi in cui accadono delle cose, principalmente ovviamente per noi è fondamentale insomma che la consapevolezza della storia di questi luoghi, da cui discende ovviamente anche il loro rispetto, diventi un patrimonio per i padovani sempre più diffuso. Ma questo non vuol dire insomma, che le mura non possano essere anche sede di altre iniziative, che non siano un bene, quindi per la qualità della vita dei padovani di oggi, insomma, ecco. E quindi insomma, da molti anni lavoriamo a stretto contatto con il comune per portare avanti un progetto, diciamo forse faraonico, ma che è quello del Parco delle Mura e delle Acque, ovvero di una
ricucitura, insomma, degli spazi verdi e della transitabilità degli spazi acquei che si trovano davanti, sopra, dietro alle mura di Padova e che costituivano il sistema bastionato, che era appunto molto più di un semplice. Allora, vado a condividere lo schermo. Allora, datemi un segno di riscontro se si vede. Sì, sì, si vede. Ok, grazie. Allora, appunto, il tema di questa sera, come si diceva, è appunto la figura di Bartolomeo Dalviano e il suo fondamentale contributo nella ideazione e nella costruzione delle mura rinascimentali della città. In sostanza, quindi, alla definizione di quella che è la forma urbis di Padova, la forma della città, quella forma, insomma, che guardando Padova dall'alto si riconosce immediatamente, questa forma a grosso triangolone, diciamo così, irregolare, ed è la forma che tutti anche individuiamo normalmente. Venendo a cose molto più concrete quando c'è il blocco del traffico, perché il limite costituito dalle mura rinascimentali costituisce anche il limite in cui valgono quei divieti, ma questo, diciamo, è solo un accidente dell'oggi. Ecco, due parole, ma proprio velocissime, sulle mura. Le mura rinascimentali di Padova, appunto, sono realizzate nella prima metà del Cinquecento, sono lunghe 11 chilometri e oggi ne esiste ancora il 90%, cioè quasi 10 chilometri, anzi un po' più di 10 chilometri, sostanzialmente solo dove si sono aperte le brecce per l'espansione della città nelle periferie, quindi per permettere un collegamento, solamente in quei punti le mura sono andate effettivamente perse. Ecco. Quindi è un patrimonio ancora esistente, abbiamo conservato tutti i bastioni della cinta e 5 porte sulle 7 originarie, più un'ottava che poi anche vedremo nel corso della serata, ma che era di solo scopo militare. E quindi è un patrimonio che ancora esiste, ma che va disvelato perché per mille motivi tanti tratti non si vedono, si notano poco, perché c'è la vegetazione davanti, perché in alcuni dei casi hanno costruito davanti, sopra le mura, però è un potenziale ancora per la città, un potenziale direi enorme. Ecco, adesso entriamo un po' subito nelle vicende di Bartolomeo Dalviano e Bartolomeo Dalviano, appunto, si chiama così perché veniva da Alviano. Ma dove sta questa cittadina di Alviano? È un piccolo centro di oggi neanche 2000 abitanti, nell'Italia centrale. Dall'Italia centrale venivano praticamente la maggior parte dei condottieri delle guerre rinascimentali. Era proprio una zona come dire, che produceva uomini d'arme in continuazione, che poi finivano per andare a servizio appunto nei vari stati di cui si componeva la penisola, e appunto Bartolomeo d'Alviano non fa differenza. Alviano è un centro, appunto, dicevo, vicino a Terni. Ci avviciniamo un po' anche per capire appunto dove trova, da una parte il lago di Bolsena, dall'altra parte Terni, e appunto la cittadina di Alviano con il suo castello che appunto è appartenuto per secoli alla famiglia di Alviano già prima di Bartolomeo. Io ho messo appunto un'immagine del castello alla quale lo stesso Bartolomeo d'Alviano, insomma, contribuì fortificandolo, rafforzandolo via via che progredivano. Ecco, c'era sempre bisogno di aggiornare le difese, sia le difese dei singoli castelli, sia le difese delle città, e questo poi avrà una grossa appunto influenza anche qui a Padova.
All'interno appunto del castello di Aviano troviamo lo stemma ovviamente degli Alviano, e in particolar modo questo è proprio riferito al nostro Bartolomeo, perché lo capiamo? Perché l'animale simbolo scelto da Bartolomeo d'Alviano per rappresentarsi era un unicorno, e qui ne vedete due, anche se un po' rovinati ai lati appunto dello stemma di famiglia. Poi più avanti appunto capiremo come questo nome, questa, diciamo, il riferimento a questo animale fantastico abbia avuto anche una, diciamo, collocazione qui a Padova. Che faccia aveva Bartolomeo d'Alviano? Ci sono alcuni ritratti, ma poi in realtà non molti, che ci mostrano il suo aspetto. La maggior parte sono fatti poi post mortem, cioè dopo che lui era passato a miglior vita. Sembra solamente che questa medaglia sia stata fatta appunto con Bartolomeo d'Alviano ancora in vita, dopo la sua nomina a capitano generale dell'esercito veneto. Le descrizioni che abbiamo di lui non sono particolarmente benevole in quanto ad aspetto, diciamo così, nel senso che viene descritto come piuttosto bruttarello, ecco, dal punto di vista estetico, con un temperamento molto focoso, molto facile ad adirarsi, e ovviamente questa sua caratteristica avrà poi un'influenza, insomma, durante la sua vita e soprattutto nel campo di battaglia, ecco. Altri ritratti, ecco, uno che si trova agli Uffizi a Firenze, qui forse è un po' più gentile come tratti rispetto al ritratto che avevamo sulla medaglia. Qui un'altra figurazione, se volete, abbastanza simile anche a quella precedente, che viene appunto da un volume di Paolo Giovio, che parla sostanzialmente di uomini d'arme, insomma, dell'epoca rinascimentale. Un altro ritratto invece in veste proprio di battaglia, insomma, con l'armatura, ed è forse anche il ritratto che più facilmente si trova riprodotto. E un ultimo ritratto di un anonimo, per cui non si sa esattamente chi sia l'autore, e che tra le altre cose è spuntato fuori anche recentemente, nel senso che prima non lo si conosceva, ed è stato battuto all'asta a Pisi nel 2014, e quindi, insomma, diciamo, è stato... Questa immagine è stata più diffusa da quel momento lì in poi. Invece due ritratti che in passato sono stati attribuiti a Bartolomeo d'Alviano, ma che invece non sono Bartolomeo d'Alviano, quindi siccome anche in alcune pubblicazioni li si trova ancora magari datate, li si trova indicati come immagini di Bartolomeo, le ho messe, ecco, per come dire, chiarire, ecco, la loro identità, almeno quella che oggi viene considerata come quella corretta. Questa pianta per fare un attimo il quadro della situazione, diciamo, di era in Nord Italia all'inizio del Cinquecento, sostanzialmente, quando il dominio di Venezia era arrivato alla sua massima estensione, la zona qui colorata in azzurro chiaro, e vedete come si fosse, diciamo, il territorio della Serenissima avvicinato molto a Milano, fosse diventato quasi egemone, insomma, nel nord Italia, e questo poi fu causa appunto di
di un'alleanza tra stati italiani ed europei che va sotto il nome, che andò sotto il nome di Lega di Cambrai e che porterà poi nel tempo anche i suoi effetti fino a Padova e fino alle difese di Padova stessa. Ecco, in particolar modo, appunto, ho saltato tutta la fase di formazione di Bartolomeo Daviano. Lui si forma, diciamo, sostanzialmente dal punto di vista militare nell'area appunto dell'Italia centrale, in particolar modo alla corte degli Orsini, che erano anche proprio imparentati con gli Alviano. Combatte appunto in una serie di battaglie, guerricciole dell'Italia centrale, in particolar modo a Firenze e poi a Ferrara. Si forma però appunto in questi eventi della fine del 400, e al tempo stesso però, come accadeva per moltissimi uomini d'arme del tempo, ha anche una formazione di tipo umanistico. Perché era necessaria, diciamo, gli uomini di guerra di quel periodo si ritrovavano in situazioni per cui dovevano trattare appunto con i principi, con i duchi, con i vescovi delle città che magari li assoldavano, e quindi dovevano anche avere una preparazione di quel tipo. E in particolar modo Bartolomeo Daviano amava particolarmente le letture dei testi di Tito Livio, e per questo motivo ad un certo punto della sua vita assume anche la denominazione di Bartolomeo Liviano, che poi diventerà quasi preminente rispetto a quella legata alla provenienza appunto dal suo paese di origine. Ecco. Detto questo, appunto, veniamo ai fatti che più si legano alle vicende padovane. Nel 1509, appunto, in virtù, torno indietro, scusate, di questa situazione politica, si forma appunto la Lega di Cambrai, che comprende Papato, anzi è avviata in un certo senso da Giulio II, poi Sacro Romano Impero, quindi Massimiliano I, Francia, Spagna, vari appunto stati italiani, che avevano in qualche modo tutti un interesse a cercare di papparsi insomma il territorio della Serenissima, e quindi muovono guerra appunto alla Serenissima, e in particolar modo appunto il fatto saliente della Lega di Cambrai, anche per poi i suoi risvolti insomma sul territorio di Padova, appunto avviene ad Agnadello, che è una località, come vedete qui l'ho segnata, è talmente piccola che poi non compariva in Google Maps col nome, ma che si trova tra Bergamo e Crema. E appunto ad Agnadello, nella primavera il 14 maggio del 1509, vengono a scontrarsi le truppe della Serenissima con in particolar modo i francesi. Il patto della Lega di Cambrai prevedeva che sostanzialmente i vari collegati della Lega si fossero già spartiti in caso di vittoria i territori della Serenissima, e in quel caso Padova sarebbe finita sotto Massimiliano I d'Asburgo, quindi diciamo sotto il Sacro Romano Impero. Ecco, è uno dei punti di svolta, se vogliamo, della storia del nostro territorio, perché se le cose fossero andate diversamente magari ci ritroveremmo tutti a parlare tedesco. Ecco, ma questo forse è un'esagerazione, ma per indicarvi insomma l'importanza, ecco, di quegli eventi del 1509. E ad Agnadello, sostanzialmente appunto si scontrano appunto i reparti francesi con quelli dell'armata veneta, che era sostanzialmente, diciamo, separata in due parti, il Pitigliano, il conte di Pitigliano, Niccolò Orsini, che era più avanti, diciamo, costituiva la testa
delle truppe e l'Albiano che costituiva invece la retroguardia. Ecco, retroguardia che viene in contatto con le truppe francesi nelle vicinanze di Agnadello e, quindi non vi sto a fare la storia della battaglia che sarebbe complicatissima, subisce una rotta tremenda, probabilmente anche per il carattere di Albiano che era particolarmente irruento e quando si trovò insomma a contatto con il nemico diede battaglia pensando di essere soccorso poi dal grosso delle truppe del Pitigliano, cosa che non avvenne e questo trasformò diciamo l'incontro in uno scontro e poi in una disfatta. Una disfatta appunto l'esercito veneto che porterà a perdere in poche settimane praticamente tutti i territori della terraferma, anche Padova si concede praticamente al nemico, l'unica città che non si arrende sostanzialmente è Treviso e l'esercito veneziano deve ripiegare addirittura fino al bordo della laguna, quindi fino a Mestre, insomma. Fu un momento veramente terribile in cui la Serenissima rischiò di scomparire. Ecco, qui vi ho messo appunto proprio quelle foto che prima che ci collegassimo con tutti la Roberta ha molto apprezzato di un grande plastico sulla battaglia di Agnadello appunto realizzato nel 2014 da Angelo Lenci per una mostra appunto che il Comitato Mura realizzò ai musei civici per celebrare insomma in un certo senso i 500 anni l'inizio della costruzione delle mura di Padova. Ecco. È un plastico bellissimo, molto molto grande, vi ho messo anche qualche immagine di dettaglio proprio appunto del momento di scontro, diciamo così, di contatto tra i francesi e i veneziani. Ecco. Bartolomeo d'Alviano appunto in occasione della battaglia di Agnadello purtroppo rimasto un po' solo con la sua retroguardia viene catturato come illustra questa immagine e viene catturato e resterà in prigionia diciamo in Francia, viene portato quindi alla corte del re di Francia fino al 1513. Diciamo che la prigionia in quel senso, cioè per quel tipo di personaggi era una prigionia molto all'acqua di rose, era più un ospite della corte francese. Però insomma ecco, resta lontano dai suoi incarichi e dai nostri territori fino a quell'anno, finché non si concludono sostanzialmente le vicende appunto della Lega di Cambrai e anzi dopo quell'anno le alleanze si ribaltano in sostanza. Ecco, Bartolomeo d'Alviano viene liberato appunto nel 1513 e la sua fama, nonostante la sconfitta di Agnadello presso la Serenissima, era ancora notevolissima, al punto che liberato e tornato appunto in servizio alla Serenissima viene nominato capitano generale dell'esercito e gli viene affidato sostanzialmente il compito di, come dire, di preparare le difese appunto del territorio veneto, in particolar modo rafforzando le città più immediate rispetto a Venezia, che ovviamente non poteva, insomma, per ragioni ovvie, essere difesa da una cinta muraria. E in particolar modo lui lavora a Padova e a Treviso, o meglio lì lascia le maggiori opere realizzate, ma è attivo anche a Vicenza, che ha tutta una storia molto particolare di fortificazione. Vicenza alla fine non sarà mai cinta da un sistema fortificato alla moderna, ma insomma Bartolomeo d'Alviano fa diversi interventi, anche se poi non lasciano tracce particolari anche appunto su Vicenza.
Qui appunto in questa slide abbiamo un po' riassunto la situazione delle muraglie vecchie, sono entrambe immagini di Vincenzo Dotto e sostanzialmente appunto a sinistra abbiamo Padova circondata appunto dalle muraglie vecchie, cioè quelle medievali, la cinta più interna, quella duecentesca del libero comune, e poi i vari ampliamenti avvenuti durante il 300 in varie fasi successive durante la signoria carrarese. Ecco, queste mura resistono all'assedio che nel settembre del 1509 le truppe della Lega di Cambrai portano sotto Padova. Resistono a, come dire, adattate molto in fretta, erano mura di stampo medievali, quindi alte, sottili, merlate, un po' stile montagnana, cittadella este, diciamo, per darvi un'idea, ecco, di cos'era Padova, di com'era fortificata Padova fino all'inizio del secolo, fino all'inizio del 500, scusate. E l'assedio appunto di Padova nel settembre sostanzialmente del 1509 non va a buon fine, cioè Padova non viene conquistata dal insieme di truppe capitaneato da Massimiliano I d'Asburgo, e si salva, e salvando se stessa contemporaneamente salva anche Venezia, perché se fosse caduta Padova le truppe della Lega sarebbero arrivate, insomma, fino alla laguna. Ecco, e già durante l'assedio si fanno alcune opere, diciamo, in terra battuta, si realizzano alcuni bastioni, ma in forma appunto piuttosto precaria. La stabilizzazione di queste opere e poi la vera e propria fortificazione di Padova con la cinta muraria che definisce ancora oggi la forma della città sia a partire dal 1513, appunto un po' per la fine delle ostilità generali di quel periodo e un po' anche perché appunto Bartolomeo d'Alviano riceve questi incarichi. Padova, quindi è lui che sostanzialmente definisce la forma delle mura, la conformazione generale delle mura, portando Padova ad avere questa forma, diciamo, a triangolo irregolare. E perché è necessaria questa trasformazione dal punto di vista tecnico? Perché era diventato sempre più preponderante il ruolo dell'artiglieria, cioè l'introduzione della polvere da sparo, e quindi delle artiglierie, dei cannoni, dei mortai, e quindi le difese di stampo medievale non erano più adatte, erano superate, erano obsolete, con pochi colpi di cannone le si poteva buttare giù, e nasce quindi tutta una teoria che si applica anche ovviamente a molte altre città poi, legata alla cosiddetta cinta bastionata, ovvero una cinta fatta di mura molto più basse, molto più però resistenti, rinforzate all'interno da pieno, e con i bastioni, cioè questi elementi sporgenti, che appunto servivano alla collocazione delle artiglierie, E poi un sistema di difesa anche verso l'esterno della città, cioè la fortificazione cinquecentesca aveva, in parte ancora esiste a Padova, un fossato all'esterno, lo spostamento dei fiumi, anche dei fiumi e dei canali, viene fatto per difendere ulteriormente la città, quindi per esempio sia il Piovego che il Bacchiglione a sud vengono spostati dal loro alveo precedente in posizione immediatamente esterna alla nuova cinta muraria, e appunto a partire dal 1513 comincia questa operazione che, come potete immaginare per i dati che vi ho dato precedentemente, 11 chilometri di lunghezza, fu un'operazione enorme, costosissima anche, ma con un
movimento anche di uomini e di risorse assolutamente ingente e, come ho detto, con tempi lunghissimi, quasi un cinquantennio di realizzazione. Un'altra immagine, appunto, tra le più belle, secondo me, che raffigurano la cinta bastionata, quella del cosiddetto autore verde, credo non dover spiegare perché è nominato così, ecco, che mostra appunto la cinta rinascimentale padovana, appunto, praticamente completa. E veniamo poi, appunto, calandoci un po' più, restringendo insomma il campo visivo, non vi parlo di tutte le mura rinascimentali perché sarebbe lunghissimo il racconto, ma ho selezionato alcuni episodi che più si legano appunto alla figura di Bartolomeo Daviano, perché, non vi ho detto ancora il dato più importante, Bartolomeo Daviano muore dopo pochi anni dall'inizio dell'incarico della fortificazione di Padova. Muore il 7 ottobre del 1515, e muore durante l'assedio di Brescia e per circostanze anche non ancora del tutto, diciamo, chiarite. Insomma, c'è chi dice per una congestione dovuta all'aver bevuto dell'acqua troppo fredda e altri invece per una caduta di cavallo. Forse la caduta di cavallo veniva considerata più, come si può dire, più adatta alla morte di un uomo così importante. Però appunto queste sono le due ipotesi. E appunto quindi lui muore all'inizio sostanzialmente del processo di fortificazione. E appunto qui vi ho selezionato alcuni episodi, alcuni bastioni, quindi sostanzialmente che furono realizzati all'inizio del processo costruttivo delle mura. Qui siamo al bastione Impossibile, e lo stiamo guardando dall'alto. Per chi non ha familiarità con questi luoghi, questa è via Raggio di Sole. Questo è l'asse via Beato Pellegrino e invece attorno al bastione c'è l'attuale via Bronzetti, ma questa è una via come tante altre della circonvallazione esterna della città che vengono proprio costruite in funzione della conformazione della nuova cinta muraria. Ecco. Questo bastione, vedete, monta, anzi questo torrione, in termine più corretto, perché i bastioni di forma rotonda si devono chiamare così torrioni, monta su due elementi molto sporgenti rispetto al resto della cinta muraria, e infatti viene detto bastion punton, perché è appunto un bastione che monta su un puntone che lo fa sporgere molto dalla cinta muraria. E Bartolomeo Daviano preferiva, diciamo così, la forma appunto dei torrioni rotondi nelle sue fortificazioni, e questo forse essendo un po' arretrato, diciamo, come tipologia di bastione, ecco, che era più magari tipico della fine del 400 o proprio dei primi anni del 500. E allora ci caliamo, la pianta, diciamo, da un estratto da un aerofotogrammetrico attuale, che ci mostra anche come questo bastione abbia degli interni, cioè delle casematte, si chiamano le strutture interne dei bastioni, atte proprio a collocarvi l'artiglieria che doveva difendere la città. E vabbè, casualmente questo luogo è anche il luogo dove il Comitato Murà ha la sua sede, che è in questo edificio qui e in quest'altro qui con il tetto chiaro. E vabbè, andiamo pure avanti. Ecco, un'immagine esterna di parecchi anni fa del Torrione Impossibile. L'ho messa perché appunto qualcuno magari ha più presente questa immagine, perché appunto è la visione da terra, insomma siamo all'esterno lungo via Bronzetti, dove insomma alle spalle del fotografo vi è il centro Kofler, ecco, l'attuale birreria. Ma questo luogo, se qualcuno lo ha
lo ha visto ultimamente, ma significa nell'ultimo anno, è in corso di restauro, molto complesso, che però ne trasformerà anche, insomma, l'immagine, anzi ne ha già trasformato l'immagine in maniera importante, e vi ho messo appunto una foto proprio di pochi giorni fa, in cui lo vedete circondato dalle impalcature. Ecco, poi magari faremo una serata anche sui restauri delle mura, se volete. Vabbè, un dettaglio ulteriore delle operazioni in corso che andranno avanti ancora diversi mesi comunque. Un altro bastion punton che si trova lungo la cinta muraria è il bastione di Ponte Corvo, che vedete ha appunto una conformazione abbastanza simile a quella del Torrione Impossibile, una grande rondella montata su due salienti, si chiamano così, che lo fanno sporgere rispetto al resto della cortina muraria. Qui, scusate, magari qualcuno non si orienta, siamo in via San Micheli, la via che corre all'interno di queste palazzine, in particolar modo queste sono due palazzine di edilizia popolare di inizio Novecento, è via San Micheli, e in questo momento qui all'esterno stanno realizzando una rotonda, per chi può esserci magari passato proprio in questi giorni. Ecco, un estratto della stessa zona dalla pianta del Valle, famosa diciamo, cartografia di fine Settecento che riprende tutta la città, e anche una planimetria degli interni, perché anche questo torrione, come tutti gli altri torrioni rotondi, ha delle casematte, degli spazi interni, in questo caso anche particolarmente elaborati, suddivisione in quattro grandi sale più due ambiti di passaggio triangolari. Ed è un luogo che noi facciamo molto visitare. Ah, scusate, vi ho messo anche questa fotografia dell'esterno del Torrione Ponte Corvo, sempre per poterlo identificare. Non siamo molto distanti da Porta Ponte Corvo, dall'ingresso posteriore dell'ospedale, per orientarci. E ho messo questa foto in particolare, che è di qualche anno fa, perché passando trovai questo ragazzo che si chiama Luca Tarraborrelli, spero di non aver sbagliato, che suonava il violino in mezzo all'area di fossa, questo prato verde che circonda questo bastione, è un pezzo rimasto della fossa delle mura. E lo trovai che suonava lì il violino da solo, e la cosa mi piacque così tanto che mi fermai appunto a fotografarlo, e vabbè, lui mi raccontò che andava lì per non disturbare a casa e perché trovava il luogo particolarmente bello e protetto, e così oggi cercando le foto mi è capitata in mano questa e mi sembrava suggestiva. Ecco, quello possono essere anche alcuni spazi delle mura, cioè dei luoghi non solo di bellezza, di storia, ma dove trovare anche pace, dove trovare anche ristoro per l'anima, insomma. E invece l'interno del Torrione Ponte Corvo è uno spazio appunto che noi facciamo visitare durante le nostre attività, e alle volte lo facciamo anche in collaborazione con il gruppo speleologico padovano, come in questa occasione che era del 2013, se non sbaglio, un'iniziativa che si chiamava Mura Disvelate. E appunto, vedete, insomma, si può visitare, non è aperto sempre, ma con il nostro accompagnamento si può visitare, basta solo mettersi un caschetto in testa, per il resto non ci sono particolari difficoltà, ecco. È uno spazio molto suggestivo perché è ancora grezzo, cioè non è mai stato restaurato, qui purtroppo ci sono anche delle scritte vandaliche, ma insomma non è mai stato modificato, non ha subito restauri, quindi ha ancora il suo fascino, diciamo, prodotto dallo scorrere del tempo. Un altro ambito in cui l'apporto di Bartolomeo Daviano è stato particolarmente importante, anzi, l'apporto più importante, se vogliamo, nella cinta muraria cinquecentesca, è la zona del Castelnuovo, più a est della cinta muraria. Siamo al Portello, per capirci, non molto distanti appunto di Fantalica.
Bartolomeo d'Alviano, come dire, pensò alla necessità di una zona più fortificata all'interno del complesso delle muraglie rinascimentali, pensò di collocare il castello nella zona est della città, anche per la prossimità al Piovego, al canale Piovego, perché questo permetteva di, in casi estremi, di fuggire definitivamente verso Venezia, oppure anche di ricevere aiuto in caso il resto della città fosse caduta. Castelnuovo inizialmente però fu anche pensato contro i padovani, insomma, perché per molto tempo, per secoli, insomma, padovana aveva ancora memoria dell'indipendenza di Padova sotto i Carraresi, e quindi la possibilità, insomma, di rivolte anti-veneziane non era affatto esclusa dalla Serenissima, e quindi anche per questo era necessario, insomma, un quartiere più fortificato, una zona militare, che inizialmente, appunto, secondo le idee di Bartolomeo d'Alviano, doveva essere composta da tre torrioni, sempre di forma circolare, perché vi ho detto erano quelli preferiti, insomma, da Bartolomeo d'Alviano rispetto ai successivi di forma poligonale che arriveranno nella seconda metà di periodo costruttivo delle mura, diciamo a partire all'incirca dalla metà degli anni 20. E, dicevo, appunto, Bartolomeo d'Alviano immagina un complesso fatto da tre torrioni. Quindi ha messo sempre il confronto tra un estratto della carta del valle e una cartografia moderna della città. Ecco, tre torrioni che dovevano essere il torrione, cioè che poi presero il nome di Torrione Venier a nord, il torrione propriamente detto del Castelnuovo al centro e il torrione Buovo o del Portello Vecchio, mentre quello a nord si poteva anche chiamare del Portello Nuovo per la vicinanza alla allora nuova porta del Portello. E qui un'altra immagine, sempre tratta dalla cartografia dell'autore Verde, che mostra sempre i tre torrioni e evidenzia meglio però come, appunto, il torrione a nord e quello a sud fossero inizialmente dei circoli completamente chiusi, senza accesso, diciamo, dall'interno della città. E il torrione centrale del Castelnuovo viene rappresentato invece come un mezzo cerchio, perché in realtà non è mai stato finito, cioè nell'idea iniziale di Bartolomeo d'Alviano doveva essere anche questo un cerchio completo, ma poi la fortezza non è mai stata finita in sostanza, un po' perché muore Bartolomeo d'Alviano, un po' perché cambiano le strategie della Serenissima, ci si concentra sempre di più su altre città diventate di confine, ritornate o meglio confine della Serenissima, come Brescia appunto, e poi Bergamo, e quindi piano piano la fortificazione di Padova scende in secondo piano, anche se comunque ovviamente il circuito viene completato, ecco. E immaginate che se la circonferenza fosse stata completata anche sul lato interno, sarebbe stata piuttosto a rischio anche la permanenza della chiesa di Ogni Santi alla fine appunto di via della via omonima, insomma, perché si sarebbe arrivati molto molto vicini. Comunque non è stata finita l'opera e quindi la fortezza è rimasta monca, insomma, tanto che a un certo punto poi la collegano, insomma, attraverso, per esempio nella parte a sud, attraverso il ponte delle Gradelle, al resto della circonferenza del circuito murario. Alcune immagini, appunto, della mancata fortezza del Castelnuovo. Qui siamo in Golena San Massimo, spero che sia un paesaggio comune
a tutti quanti. Queste sono tutte foto prima dei restauri che hanno interessato queste parti negli anni passati e che anzi proprio in questo momento stanno continuando in Golena San Massimo e all'interno del Torrione Buovo. Non ne avevo a disposizione di più aggiornate. Ecco qui la porta appunto del Castelnuovo, fotografata dall'esterno, dalla passeggiata ciclopedonale sull'altra sponda del Piovego, in cui si vede appunto l'ottava porta della città, che doveva essere appunto in realtà solo la porta esclusivamente della zona militare del Castelnuovo, e che poi appunto non è mai entrata in funzione, fu subito murata, sia per questioni idrauliche, ma soprattutto per il fatto che la fortezza non fu completata. Un'immagine del Torrione a sud, credo che questo sia il torrione più conosciuto, più visto della città, è quello che vedete tutti scendendo da via Aria, venendo giù dalla Stanga, facendo via Ariosto e poi la curva, anzi la rotonda che si immette in via Gattamelata, insomma è impossibile non vedere il Torrione Buovo alato. Due immagini del Torrione Venier, che è il torrione che si vede sostanzialmente entrando dentro al Parco Fistomba, questo sempre per darvi delle coordinate moderne, qui in un momento in cui anche avevano fatto alcuni anni fa uno spicchio di restauro, ed è il torrione dove anche è collocato dove è collocata questa grande scultura di un leone marciano, che vuole evocare l'originario leone marciano che si trovava su questo torrione e che poi a finire a Roma, ma questa sarebbe tutta un'altra storia, magari la facciamo un'altra volta o la faremo quando faremo il giro in barca. Ecco. E sotto una visione sempre dall'argine esterno del Piovego. Ecco, vedete anche molto bene la differenza tra una zona restaurata e una zona ancora coperta dalla vegetazione o comunque non ripulita. Questi tre torrioni sono collegati da una via sotterranea che si vede, scusate, torno un attimo indietro per farla vedere meglio, si vede molto bene tracciata nella carta dell'autore Verde. Ci sono due tunnel sotterranei appunto che mettono in comunicazione i torrioni esterni con quello centrale. Anzi, la via era doppia, perché c'era una via sotterranea e poi un percorso, diciamo, all'aperto, ma che scorreva sopra alla cinta muraria, appunto per far funzionare questi tre torrioni come un unico complesso e quindi essere più difendibili. Appunto, i due percorsi che si prendono il nome di soccorso, perché appunto diciamo, dovevano portare soccorso l'uno all'altro in caso di necessità, sono lunghi quasi 200 metri. Quello sud, che si prende dalla zona della Golena di San Massimo, è percorribile, insomma, adesso no, perché ci sono i lavori di restauro. Questa è una brutta foto in cui era ancora allagato per delle infiltrazioni, ma oggi è percorribile. Invece quello nord è ancora permanentemente allagato e quindi non transitabile se non in occasioni speciali con gli speleologi e con dei belli stivaloni anche di quelli grandi. Qui un'immagine frutto dell'elaborazione di uno studente, Michelangelo Mezzocolli, che ha collaborato con noi, che mostra quella che avrebbe dovuto essere la conformazione, insomma, del Castelnuovo secondo le idee iniziali, quindi tre torrioni tondi circondati dall'acqua, e questo è l'elemento importante, sia sull'esterno, come è oggi ancora con il Piovego, ma sia anche all'interno, attraverso appunto delle derivazioni sempre del Piovego. Appunto, tutto il complesso avrebbe dovuto costituire una sorta di isola, in pratica separata rispetto al resto della città, quindi con una capacità di difesa rispetto ad attacchi nemici è ancora più importante. Altro luogo che si collega a Bartolomeo d'Alviano è Porta Pontecorvo, che in realtà
diciamo, non si chiama così dal punto di vista ufficiale, ma si chiama Porta Liliana, sempre per quel rapporto che vi ho detto, appunto, tra il nome d'arte, se vogliamo, che Bartolomeo Dalviano si scelse. Porta Liliana è una delle primissime porte realizzate, se non proprio la prima, sulle mura di Padova, e viene dedicata appunto a Bartolomeo Dalviano, perché proprio appunto lui era anche deceduto da pochi anni. È la più austera delle porte di Padova, se avete presente le altre, Porta Savonarola, Porta Sant'Anna, può finire Porta Portello, che è ricchissima dal punto di vista decorativo. Questa invece è molto austera, è un cubo di mattoni, solo con la sottolineatura del fornice centrale, e quindi è molto militaresca. Questo si deve al fatto proprio anche che è fatta nel periodo iniziale di costruzione delle mura, quando le esigenze militari rispetto a quelle rappresentative dello Stato, diciamo, che spesso poi si trovano nelle porte, esigenze non erano ancora così forti, quindi era preponderante l'aspetto appunto di fortificazione militare. E appunto sull'architrave della decorazione centrale della porta vi è proprio scritto Liviana, forse magari molti di voi non l'avranno notato, però la prossima volta che passate, ecco, guardatelo. Poi, ultimo luogo che si collega alla figura di Bartolomeo Dalviano è il Torrione Alicorno. Il Torrione Alicorno è il più meridionale della cinta muraria. Qui lo vediamo durante dei lavori di restauro degli anni passati, dopo che aveva avuto un episodio anche di crollo della muratura esterna. Ed è quello che si trova lungo questa via Goito, all'esterno, il tratto del tronco maestro del Battiglione Sud, e nella vicinanza dei vecchi impianti della Rarinantes, che poi nell'ultimo periodo di funzionamento invece erano diventati la scuola Madonna di Lourdes, ecco, sia nel plesso a nord, sia nel plesso a sud. E qui, ecco, cartografia, diciamo, che illustra tutta l'area, fatta da Ugo Fadini per una serie di articoli nostri qualche anno fa, che illustra appunto tutti gli elementi del luogo, e vedete che vicino al Torrione Alicorno scorre anche quello che oggi noi chiamiamo Canale Alicorno, ma che in realtà esisteva già prima del torrione. Era il canale che, sostanzialmente, derivando dal tronco maestro, portava l'acqua ai mulini, portava l'energia sostanzialmente ai mulini di Santa Giustina. Ecco, quindi è il canale ad aver preso, diciamo, il nome dal bastione e non viceversa, come magari in passato si riteneva. Il canale Alicorno è un canale un po' magico a Padova, perché appare, scompare, cioè è stato tombinato in alcuni tratti, i tratti più vicini alla sua partenza invece sono ancora in vista, ma è soprattutto per noi padovani di oggi, ma diciamo dalla fine del Settecento, è il canale che porta l'acqua in Prato della Valle, cioè il canale che scorre attorno all'isola Memmia. È un pezzo di canale Alicorno che è stato opportunamente utilizzato, deviato, per cingere appunto l'isola fatta realizzare dal progetto di Andrea Memmo. Ecco. Il Torrione Alicorno, qui in una bella veduta esterna fatta proprio da Via Goito, dopo che è stata ripulita tutta la vegetazione che era all'esterno e che impediva completamente di vederlo, era proprio invisibile dall'esterno, bisognava proprio entrare nei due complessi scolastici che gli stavano attorno, che gli stanno ancora attorno, per poterlo scoprire. Ecco, e perché si lega alla figura di Bartolomeo Dalviano? Per la sua denominazione, sostanzialmente, perché questo termine Alicorno deriva dalla denominazione dell'animale fantastico che stava sull'impresa di Bartolomeo Dalviano, cioè quel famoso
unicorno che vi ho descritto all'inizio, cioè il liocorno, perché così veniva indicato all'epoca. Infatti le prime documentazioni su questo bastione parlano del torrione del liocorno, poi da liocorno nel corso dei secoli ad alicorno, capite che per successive corruzioni è stato abbastanza facile. Torrione Alicorno, che ha dei bellissimi spazi interni su due livelli, delle casematte grandiose, che sono anche uno dei pochi spazi interni delle mura effettivamente restaurato ed utilizzabile. E poi arriviamo, diciamo, alla conclusione anche delle vicende di Bartolomeo d'Alviano, perché appunto vi ho detto muore nel 1515 a Brescia, poi le sue truppe che gli erano particolarmente affezionate lo trasportano per giorni fino a Venezia e dopo verrà sepolto appunto nella chiesa di Santo Stefano, dove si trova anche, diciamo, la sua, diciamo, appunto la sua sepoltura, il suo monumento, diciamo, celebrativo, ecco. E concludo questo excursus sulla figura di Bartolomeo d'Alviano e su una piccola parte delle mura di Padova, con le attività che noi abbiamo in corso, le nostre attività principali, appunto il Gira le Mura, che facciamo da molti anni. Ogni domenica mattina vi è la possibilità di venire a scoprire tutto il sistema bastionato e anche le mura medievali, quello che resta, in 10 tappe, quindi ogni domenica mattina c'è la possibilità di vedere un tratto diverso secondo un calendario prestabilito che trovate sul nostro sito, che è www.muradipadova.it, e appunto lo facciamo tutto l'anno, sempre, continuamente, salvo agosto e periodo natalizio. Ogni domenica mattina trovate la possibilità di venire a scoprire i luoghi delle mura e facciamo vedere anche gli interni e gli spazi restaurati. E quindi mano a mano, anche se lo si fa un anno, dopo tornando dopo qualche anno, o noi abbiamo fatto scoperte nuove o ci sono nuovi posti accessibili. E quindi, insomma, se volete approfondire e vedere dal vero questi luoghi, ve lo consiglio. L'altra iniziativa che abbiamo in corso è il progetto Mura Vive, appunto museo narrante multimediale, che sostanzialmente è costituito da tante cose, anche da un'app, da un sito internet, ma principalmente da delle stazioni, così le abbiamo chiamate, all'interno di alcune porte e alcuni bastioni, in cui potete trovare degli spettacoli visivi, cioè delle videoproiezioni che proprio sui luoghi, un po' ho cercato di illustrarvelo con due immagini, ma è abbastanza anche difficile da fotografare, bisogna venirlo a vedere dal vero, insomma. Ripeto, appunto, dentro ad alcuni luoghi delle mura viene raccontata, con ausilio di mappe, cartografie, attori che ovviamente compaiono, proiettati e che raccontano la storia di questi luoghi, ma anche la storia della città, nel senso che poi non ci fermiamo alla costruzione delle mura, ma anche a tutto quello che è accaduto attorno alle porte e ai bastioni della città. Ecco, attualmente sono attive 4 stazioni, una quinta tra poco, e anche in questo caso c'è un sito internet specifico che è www.muravivepadova.it, dove potete, insomma, trovare tutte le informazioni per venirci a trovare il sabato e la domenica. Questi siti sono aperti il sabato e la domenica. Ecco, ho terminato, non ho controllato i tempi, quindi sicuramente avrò sforato. Va benissimo, Fabio, grazie. Grazie davvero. Ora ci sono delle domande da parte del pubblico, noi siamo a disposizione, penso che Fabio. Non siate timidi. Roberta, io non ti sento più. Scusate, ecco. Per errore avevo silenziato. Ringrazio quindi ancora Fabio per averci raccontato questa interessante storia riferita a un personaggio che appunto, come tanti personaggi, a volte si perdono nei meandri delle storie della città.
ma che ci ha lasciato comunque con il suo ingegno degli spazi meravigliosi. Anzi, speriamo che con questa situazione post-pandemica si possa ritornare a visitarli, perché c'è stato un lungo periodo di pausa, se non sbaglio. Tra l'altro aspettiamo di poter vedere il Bastione San Massimo dopo il restauro. Sì, bisognerà aspettare almeno fino a dopo l'estate, se le previsioni sono corrette, da prendere con le pinze. Dai, per la prossima edizione di Portello Segreto ci beh, contiamo. Me lo auguro proprio, altrimenti faccio una strage in comune. Anche perché è uno spazio meraviglioso all'interno, con questo tunnel, comunque ha un suo fascino. E sarà un'altra delle tappe, è un'altra delle tappe di Mura Vive, giusto? Sì, 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 anche lì è previsto, anzi l'avevamo già sperimentata in anni passati. E quindi ritornerà anche lì ad essere sede di questa opera di infrastruttura di visita, ecco, si potrebbe definire, infrastruttura di visita permanente, nel senso che appunto per cominciare a far vivere le mura, non ci possiamo essere sempre noi del Comitato Mura lì pronti, fissi, vivi, come se vivessimo murati dentro le mura. Ci vuole un'infrastruttura appunto che ne spieghi la storia e che faccia andare via le persone anche che capitano lì per caso, con una consapevolezza in più di questi luoghi, ecco. Tra l'altro, se non sbaglio, una delle tappe di Mura Vive è al Bastione Alicorno, sì, tratta proprio di Bartolomeo d'Alviano. Esattamente, cioè, esattamente. Ah, cioè, nel senso, ovviamente essendo lì, poi anche nelle altre, insomma, la sua figura viene ovviamente ampiamente citata, ecco. Mi fa piacere anche citare, diciamo, il coordinatore di questa iniziativa che è Ugo Fadini, ma è un progetto di tutto il Comitato Mura che deriva dai 40 anni, insomma, di attività, perché forse all'inizio non l'ho detto, il Comitato Mura nasce nel 1976-77, quindi insomma immaginate quanto tempo è che andiamo dietro a queste nostre amate e odiate mura. Odiate perché ci fanno disperare, ovviamente. Mi sembra che ci sia un pubblico un po' timido, ma ecco, vediamo, sì, c'era un commento, ho visto. Posso interrompere la condivisione io intanto? Sì, la signora Elisa Tognetto chiede, innanzitutto ringrazia per l'intervento, si complimenta con te. Ci può dare qualche breve info storica architettonica su Porta San Giovanni? Allora, anche lì sede di Mura Vive? No, attualmente no. Porta San Giovanni è una delle due porte sul lato ovest della città e una delle due porte progettate da Giovanni Maria Falconetto, altro importantissimo architetto rinascimentale, perché poi ovviamente dopo la figura di Bartolomeo d'Alviano, essendo, come ripeto, che lui muore presto, diciamo, si arrivano ad operare sulle mura moltissimi altri architetti, ingegneri, capomastri che lasciano il loro segno sulle mura e anzi aggiornano le difese, per cui il bello delle mura di Padova è anche che tutti i bastioni sono diversi uno dall'altro, perché rispecchiano proprio l'evoluzione dell'arte poliorcetica, cioè che vuol dire la difesa delle città, nel corso appunto della prima metà del Cinquecento. Se prendete delle situazioni di mura tenute molto meglio, valorizzate molto meglio di quelle di Padova, come possono essere Ferrara, Lucca o Bergamo, senza nulla voler togliere a quelle città, ecco, spero che stasera non ci sia nessuno che viene da quelle città, lì la varietà di situazioni che si può vedere è molto minore, quindi le situazioni si ripetono. Invece a Padova abbiamo una grande varietà, ripeto, di conformazioni dei bastioni e anche dei tratti di cortine murarie. Tornando, mi stavo anche dilungando su Porta San Giovanni,
In questo momento, cioè da alcuni anni, il Porto San Giovanni è sede delle mostre dell'associazione Se Arte, quindi è aperta anche quella molto spesso, però in questo momento appunto c'è quel tipo di attività lì dentro. È comunque un'attività di Invece la valutazione. Tenura Vive in questo momento si articola oltre che su Porta, scusate, sul Bastione Alicorno, su Porta Ponte Corvo, Porta Savonarola e una stazione molto particolare, diciamo la più virtuale di tutte, che è quella della porta scomparsa di Codalunga, perché lì la porta non c'è più, però se venite in Viale Codalunga presso le due garitte, presso la garitta dal lato di via Giotto, diciamo, trovate i nostri volontari che vi spiegano e attraverso la realtà aumentata vi mostrano dov'era e com'era fatta la porta. Il signor Martino Serafini invece ringrazia per il racconto, quindi l'illustrazione di questa serata e chiede: sarebbe possibile pensare a un percorso ciclopedonale dentro, sopra e lungo le mura patavine quotidianamente sia per i padovani che per i turisti? Assolutamente sì, come percorso all'esterno delle mura, lungo le aree appunto verdi, le aree di fossa e all'interno delle mura. Sopra un po' meno, perché in molti tratti non ci sono più i terrapieni, che erano le zone dove effettivamente si svolgeva il percorso sopra le mura e poi ci sono le brecce e quindi diciamo, è un po' complicato saltare le brecce di 20-30 metri che sono oggi presenti in alcune zone. Però forse qualcosa si può anche ricucire in quel senso, però è proprio una delle essenze, delle cose essenziali, scusate, non delle essenze, dei tratti, come dire, fondamentali del nostro progetto di Parco delle Mura, è proprio la continuità del percorso, cioè strutturare percorsi ciclabili che già in parte ci sono e in parte arriveranno, perché ci sono fondi per la zona nord-ovest, percorsi appunto ciclopedonali pensati per un turismo lento, perché conoscere le mura implica andarci piano, perché ci sono tante cose da vedere e perché non sono un oggetto facile le mura in Padova ed in qualunque città, voglio dire, si ha a che fare con concetti militari di alcuni secoli fa che non sono proprio facilissimi da comprendere inizialmente, quindi ci vuole una certa lentezza, insomma, è necessaria. Il signor Antonio Favino chiede: le mura hanno mai subito attacchi e sono mai state utilizzate per l'uso per il quale sono state progettate? Quindi ci hanno mai Allora, difeso queste mura? Ci come? hanno mai difeso davvero queste mura? Allora, è una bella domanda perché in sostanza no, nel senso che non sono mai state oggetto poi di un vero assedio appunto dopo i fatti del 1509, dove le mura che resistono sono quelle carraresi. Erano un enorme deterrente, diciamo così, ad attaccare la città. La loro capacità difensiva, ripeto, non solo del muro, ma di tutto il sistema di fossa esterna, terrapieno e anche del cosiddetto guasto, che prima non ho raccontato. Il guasto all'esterno delle mura era questa fascia di isolamento attorno alla città. Prima di mezzo miglio, poi di un miglio, che come dire, isolava la città da qualunque cosa vi era all'esterno, tanto che furono demoliti edifici, palazzi, monasteri, insomma, per creare il guasto. Cioè, la parola stessa dice che cos'era, no? Fu guastato tutto quello che c'era al di fuori della cinta muraria, e proprio per diciamo, poter individuare un nemico in eventuale avvicinamento e non offrirgli nessun riparo attorno a cui attestarsi e da lì cannoneggiare la città. Era vietato addirittura piantare alberi, pensate, cioè si poteva solo coltivare grano, cose molto basse, diciamo, che non appunto creassero ostacolo.
Poi l'ultimo momento di esercizio delle mura, ma che erano già ampiamente obsolete, che noi conosciamo, è nel 1848, durante i moti rivoluzionari, quando c'è memoria, insomma, negli scritti risorgimentali, che alcuni bastioni, alcune porte furono, diciamo, messe di nuovo in condizioni più o meno di difendere la città, ma poi neanche questo avvenne perché alla fine le truppe ricevettero l'ordine di ripiegare su Venezia e quindi anche in quel caso poi gli austriaci ritornarono senza combattere. Poi, volendo proprio essere precisi, precisi, durante la Seconda Guerra Mondiale, sopra al bastione del Castelnuovo e al tratto di mura della Golania di San Massimo, furono messe alcune postazioni di artiglieria tedesca per controllare il transito sul Piovego, e quello è, diciamo, proprio l'ultimo utilizzo militare delle mura, ma era solo, come dire, perché era una postazione più alta e rilevata, che permetteva di vedere le cose dall'alto. Sì, ma hai pensato di demolirle totalmente, le mura? Spero di no, non mi risulta, anche perché, Un'impresa troppo colossale. beh, sì, in parte sì, sicuramente era anche quello un aspetto, ma le mura sopravvivono a Padova, perché sostanzialmente durante il corso dell'Ottocento e anche nel Novecento costituivano il limite fiscale della città, cioè il limite del dazio, tanto che infatti in corrispondenza delle brecce ancora oggi si trovano dei piccoli edifici che erano i caselli daziari, cioè dove si pagava appunto la tassa per far entrare le merci in città. E quindi, beh, io ridendo con i visitatori dicono che sono rimaste perché erano un gigantesco monumento fiscale. Una E funzione avevano. infatti molta documentazione su restauri, su interventi, su manutenzioni, da un certo periodo in poi si trova anche negli archivi dell'intendenza di finanza, ecco, per dire. Dopo, nel 1882, vengono comprate dal comune, che in precedenza erano demanio militare, e il comune le compra non tanto per restaurarle, perché capisce il valore monumentale di questo oggetto, ma semplicemente perché erano un insieme enorme di spazi vuoti nel quale cominciare a mettere le funzioni pubbliche più varie, quindi il primo macello Iapelliano, poi il secondo macello, quello di Via Cornaro, case popolari, scuole, le famose scuole all'aperto sono realizzate su tre bastioni della città, e quindi le mura si caricano di molti altri oggetti, in alcuni casi di valore che quindi assolutamente non ci immaginiamo neanche di toccare, anzi che vogliamo vengano conservati e valorizzati. In altri casi, come l'edilizia ospedaliera moderna, diciamo che sono state fatte degli scempi piuttosto consistenti. Ricordo anche la sede dell'Amniup dove c'era Ah, dove certo, alla Golena San la Golena di Massimo. San Massimo è stata fino al 1984 il luogo di ricovero dei mezzi della nettezza urbana, quindi tutta l'area della Golena che avete visto prima, che oggi è un'oasi meravigliosa di natura e di silenzio, dove hanno sede anche gli amici del Piovego, quindi si può partire per le navigazioni a remi. Era coperta da tettoie, da capannoni, e c'erano parcheggiati i mezzi che raccoglievano la spazzatura per la città. Questo per dire quanto, insomma, fino agli anni Ottanta non ci fosse nessuna consapevolezza del valore di questi luoghi. In effetti, grazie anche al vostro lavoro, c'è stato un cambiamento di rotta in questo senso, quindi benissimo. Il signor Sì. Massimo Bellon chiede: il tratto di mura vicino all'ospedale, allora, sembra che venga riqualificato come prospettato e con quale previsione e in che Allora, tempi?
È una domanda che richiederebbe un'altra conferenza, ma cerco di farla breve. Allora, nell'ambito della nuova costruzione dell'ospedale, diciamo a Padova Est, esiste un piano, diciamo, di alleggerimento, delle strutture ospedaliere attuali, diciamo, moderne, quelle costruite dagli anni 50 e 60, che sono un affastellarsi di costruzioni una sopra l'altra con poca logica, ecco. E in questo piano, che però, come capite, ha una gittata lunghissima, perché immaginate quanto ci vorrà per costruire una parte del nuovo ospedale a Padova Est, è prevista la demolizione delle cliniche neurologiche sopra Bastione Cornaro, che è il più grande dei bastioni della cinta muraria. Ecco, questo il piano lo prevede. Che poi arrivi davvero, io, come dire, ci crederò quando lo vedrò. Intanto, però, purtroppo, come credo molti di voi sappiano, le contingenze di funzionamento dell'ospedale prevedono la costruzione invece dell'edificio di nuova pediatria, che sarà sul lato interno delle mura, ma a 26 metri dalle mura, che sarà lungo quasi 100 metri e alto circa 40, insomma, perché sono 8 piani ospedalieri che equivalgono a circa 10 piani civili, e quindi verrà fuori un mastodonte che noi abbiamo cercato in questi anni di osteggiare in tutti i modi, fornendo soluzioni alternative sempre in quell'area, perché quello che la stampa non ha mai messo in risalto è che soluzioni alternative per quella stessa cubatura potevano esserci in quella zona, ma devo dire che non abbiamo mai trovato nessun ascolto in nessuno degli enti che hanno avuto parte in questa cosa, che sono sia il comune, sia ovviamente l'azienda ospedaliera e sia ovviamente la regione, perché le responsabilità sanitarie sapete che no, fanno capo alla regione come competenza, e in nessun modo c'è stata la possibilità di far cambiare idea su questa cosa. Quindi dopo dicono che si creerà il percorso comunque per la continuità del Parco delle Mura anche dentro a questi stravolgimenti, ma ripeto, i piani sono così a lunga gittata che aspettiamo di vederlo, ecco, prima di dire che si farà. Grazie Fabio, se non ci sono altre domande. Sì. Una cosa posso aggiungerla, scusami Roberta, se vuoi, che mi è venuto in mente quando sono arrivato alla fine delle slide, riguardo a Bartolomeo d'Alviano, e proprio riguardo all'ospedale. A Padova esiste una via Bartolomeo d'Alviano, che è oggi quel misero troncone, che va da Porta Pontecorvo, insomma, guardando la facciata esterna della porta a destra, misero troncone di strada che dalla porta va fino all'ingresso del Parco Treves. Sì, è Ma vero. una volta via Bartolomeo d'Alviano era una via lunghissima, perché via Bartolomeo, cioè, la via che anche oggi attraversa l'ospedale. Quando non c'era ancora la parte moderna di ospedale, c'era solo l'ospedale vecchio, il Giustinianeo, si chiamava via Bartolomeo d'Alviano e poi proseguiva addirittura fino al Portello, cioè anche la zona dentro all'attuale, cioè dentro all'ex macello di via Cornaro, dove oggi c'è il planetario, per dire, anche quella si chiamava via Bartolomeo d'Alviano. Quindi avevano dato a questo personaggio il nome di una via che scorreva lungo l'interno delle mura per un tratto lunghissimo. Poi, appunto, l'ampliamento dell'ospedale ha fatto sì che quella sia diventata una semplice strada interna e quindi non abbia il nome. Però, per curiosità, non ho fatto in tempo a metterlo all'interno delle slide. Se voi andate su Google Maps,
ancora oggi, con una cosa che è anche un errore, tutta la via interna all'ospedale viene indicata come via Bartolomeo d'Alviano, mentre in realtà è solo il primo tratto, ripeto, con pochi numeri civici vicino alla porta. Curiosità finale. Un omaggio di Google Maps. Può darsi, sì, ma mi ha molto stupito questa cosa oggi, poi ho dimenticato di metterla nelle slide, perché ancora indica così. Bene, nuovamente grazie per questa bella serata e vi diamo appuntamento quindi al prossimo appuntamento, che sarà la prossima serata, che sarà dedicata a Pietro Bembo, una serata con la professoressa Vittoria Romani, in cui andremo a approfondire la storia, le vicende di questo personaggio straordinario che diciamo che ha rivoluzionato quella che è la storia della letteratura, della lingua, dell'arte del Cinquecento a livello non solo padovano ma nazionale. Ancora una volta ringrazio Fabio Bordignon, perché con la sua passione, il suo entusiasmo, condiviso con tutto il gruppo di Comitato Mura, salvaguarda un patrimonio straordinario della città. Quindi ci teniamo a sottolinearlo, anche noi come associazione cerchiamo di valorizzare quello che è appunto il patrimonio della nostra città, anche e soprattutto quello meno conosciuto, perché nel momento in cui si conoscono questi luoghi, li si apprezza e li si protegge, diciamo così. Quindi speriamo che anche nelle prossime vicende legate agli ospedali sia possibile tener conto di questa storia che, se persa, verrebbe persa irrimediabilmente, toglierebbe una parte delle radici della nostra appunto storia. Grazie a tutti e buona serata, e al prossimo appuntamento il 17 maggio. Buonanotte a tutti.